Valle d'Aosta, una particolare attenzione e anche una parola di civiltà ci viene dalla Valle d'Aosta, dopo essere stata il nido sconfessato e disprezzato di Antonio Ingroia, il quale, come voi sapete, era stato ritenuto incompatibile dopo la sua avventura politica nelle procure, salvo che in quella di Aosta, e lui ha rinunciato a fare il magistrato pur di non andare ad Aosta, un segnale di disprezzo per una terra bellissima, come se lì non si potesse esercitare quell'azione che, peraltro molto discutibile, lui ha espresso in Sicilia. E quindi dalla Valle d'Aosta invece viene un segnale di speranza e di intelligenza proprio dai magistrati. Io ho conosciuto molti magistrati e molti ho criticati, e ho conosciuto persone intelligenti ed acute con cui ho avuto rapporti anche di grande intrinsechezza e di grande condivisione. Oggi devo lodare un gruppo di magistrati che in Valle d'Aosta hanno dichiarato che le azioni repressive del governo attraverso le forze di polizia sono illeciti, sono sbagliate, perché sanzionano illeciti inesistenti. Cioè tu non puoi, come dire, affrontare qualcuno in modo perentorio, accusandolo di una cosa che non c'è. Quindi le azioni così rigorose, così rigide, così rispettose di decreti impostati spesso male e perfettamente contraddittori con il buonsenso, sono azioni sbagliate, perché creano la consapevolezza, la coscienza di un reato che non c'è. Ecco, quindi il presidente del tribunale e 8 magistrati si sono manifestati, come lo dico ormai da settimane, contro il divieto di passeggiate, perché passeggiare è lecito e sono illeciti, inesistenti le sanzioni e le posizioni della polizia che, obbedendo in maniera cieca e astratta al testo della legge, crea degli effetti di colpa e di responsabilità che invece non esistono. La lettera aperta evidenzia proprio questa contraddizione, cioè l'eccesso di zelo e talvolta l'abuso di azioni contro reati inesistenti, contro cose assolutamente prive di ogni colpa. Con grande sconforto assistiamo ad ampi dispiegamenti di mezzi per i controlli. Si spenda meglio denaro pubblico. Quindi c'è anche una indicazione che potrebbe venire dalla Corte dei Conti, perché utilizziamo la polizia per fare cose che non servono a garantire nessuno. Con estremo sconforto, soprattutto morale, dicono i magistrati di Aosta, abbiamo assistito e ancora assistiamo ad ampi dispiegamenti di mezzi per perseguire illeciti che non esistono, perché, e lo dicono i magistrati, manifestamente insussistente qualsiasi offesa all'interesse giuridico e sociale protetto. Quindi, quando tu multi uno che cammina sulla spiaggia da solo, che cosa sta facendo contro qualcuno? Dov'è l'azione che tu devi sanzionare? Dov'è il crimine che viene contestato dalle forze dell'ordine? Lo affermano in riferimento al divieto di passeggiate, meraviglioso perché siamo in luoghi bellissimi per le passeggiate, solitarie e senza alcun rischio. L'aria non inquina e non si inquina. 9 magistrati di Aosta in qualità di cittadini. Eugenio Gramola, presidente del tribunale. I giudici Anna Bonfiglio, Maurizio D'Abrusco, Luca Fadda, Davide Paladino, Marco Tornatore, Stefania Cugge, che sta poi a Ivrea, e i PM Luca Ceccanti e Eugenia Menichetti. Sono quindi persone che hanno normalmente lavorano con le forze di polizia e li indirizzano utilmente a prevenire o sanzionare reati o
a prendere atto di situazioni che sono evidentemente criminose. Nella passeggiata, come può una persona di buon senso che non sia intimidita da un potere arrogante o completamente soggiogata sul piano psicologico da un'informazione di regime che ti dice che tutto è pericoloso e tu per difenderti anche egoisticamente accetti qualunque limitazione alla tua libertà in nome della tua salute? E anche quando puoi ragionare, ma scusa, ma in che modo io minaccio la mia e l'altrui salute passeggiando in un bosco o camminando su una spiaggia? Beh, e quindi evidentemente la gente non ragiona più. A forza di sentire i vari fiorello che state in casa, pensano che stare in casa in 50 metri quadri, in 6, sia meglio che fare una passeggiata da soli per strada a distanza di un metro, più di un metro. In un territorio quale quello valdostano, scrivono i magistrati, gli ottimi magistrati della Valle d'Aosta, ma anche altrove, in zone di campagna o collinari, su tutto il territorio italiano, quindi parlano per l'Italia, care forze dell'ordine, cari carabinieri, che in area così di guerra andate a intimidire un povero cittadino che è capitato con il professor Becchi perché cammina per strada e va magari in una farmacia. Vergognatevi! Il reato è il vostro, contro la Costituzione. È un illecito il vostro, non quello delle persone che stanno sulla panchina. È un atteggiamento di persecuzione, un vero e proprio abuso. E allora ecco che per tutto il territorio italiano, ove molti comuni hanno una densità di popolazione assai limitata a fronte di un territorio in gran parte esteso in zona rurale. Uno che sta in campagna e cammina in campagna e magari si sposta da un comune all'altro e dovrebbe infrangere una legge di questi mentecati del governo che non sanno quello che scrivono, non conoscono l'italiano e impongono, con l'aria di proteggerli agli italiani che si sentono protetti, delle norme assurde, assurde! E lo dirò fino a che ho voce. E naturalmente, in cui territorio in gran parte esteso in zona rurale, che pericolosità rivestono le condotte di chi per sopravvivere alla situazione pesante in cui tutti viviamo, quindi anche per una ragione psicologica, di sentire la necessità di prendere aria, di non essere costretti, di non stare agli arresti domiciliari. Quando poi ho detto rispetto a posizione del ministro Bonafede che occorreva dare anche ai carcerati lo spazio di almeno un metro di distanza che nelle nostre celle non è consentito, qualcuno ha detto allora noi reclusi e loro in libera uscita. No, noi reclusi perché vogliamo sentirci reclusi e lo Stato ci impone di esserlo, loro agli arresti domiciliari, questo ho detto io, non in libera uscita. Quindi quello che ha fatto la sua osservazione, come sempre, per dire i carcerati sono dei criminali, quelli che non hanno avuto processo, chiunque, anche il più cretino, può capire che possono essere indiziati, ma se non sono presi in flagranza di reato, senza processo, evidentemente non hanno nessun motivo di stare in galera con la custodia cautelare che viene per alcuni protratta di 8, 9, 10 mesi rispetto a quello che dovrebbe essere invece un limite logico di una breve custodia, non di una custodia lunga come una condanna. E allora non è vero noi reclusi e loro in libera uscita. Noi reclusi perché abbiamo accettato di essere umiliati da questo governo con leggi assurde come quello che non si può andare all'aria aperta e loro agli arresti domiciliari. Quindi nella logica di chi può essere tranquillo che non avrà un contatto forzato a meno di un metro con i suoi tre o quattro compagni di cella. Ma questo per dire come la follia si muova nelle menti di quelli che sono stati completamente plagiati da queste misure e da questo governo. E, avendo la fortuna di abitare in comune montano, comunque in zone isolate, con gli inconvenienti ben noti in condizioni normali, soprattutto in stagione invernale, per spostamenti anche ordinari, faccio una passeggiata nei boschi, osando, ecco la parola che usano i magistrati, perché sembra che sia una cosa audace, un ardimento, chissà che cosa, e sia una cosa a rischio, come se uno dovesse fare un'azione clandestina. Nulla di clandestino, non c'è nulla di illecito, se non una legge sbagliata nel camminare all'aria aperta in un bosco in Valle d'Aosta o in una campagna in Emilia-Romagna. Faccio una passeggiata nei boschi, osando allontanarsi
anche per qualche chilometro dalla propria abitazione, laddove superate le quattro case del paese proprio nel raggio delle poche centinaia di metri di spostamento consentito o almeno tollerato, si spinga fino alle zone solitarie di montagna, dove se ha fortuna potrà incontrare forse qualche marmotta o capriolo o volpe, transitando al più in prossimità di qualche alpeggio, al momento anche chiuso. Qual è, dicono, il rischio? Qual è il, in un territorio di questa natura, chi per sopravvivere, tutto quello che avete sentito, faccio la passeggiata, dov'è l'illecito? Quindi, fermo restando che compito delle forze di polizia e prima ancora dell'autorità politica che ne dirige l'operare, quindi si risale a un ordine sbagliato in questo caso, perché irragionevole, decidere come e dove concentrare i controlli sull'osservanza delle disposizioni emanate dal governo, è difficile non chiedersi se davvero non si sappia immaginare un modo più utile per spendere il denaro pubblico, e cioè quello di andare a vedere dove c'è un assembramento, dove c'è una folla, dove c'è una situazione che può essere critica, non il camminatore, quello che fa una passeggiata al mare o nei boschi da solo, o anche in due o tre persone distanziate di un metro. È difficile non chiedere se davvero non si sappia immaginare un modo più utile per spendere il denaro pubblico in settori dove ce n'è più bisogno, per le tante necessità urgenti delle strutture sanitarie o per più seri interventi di prevenzione e protezione degli anziani in strutture d'accoglienza. Ecco, questo è il documento di 9 magistrati in Valle d'Aosta che, essendo quelli che conoscono la legge, non riescono a capire come si possa multare, intimidire, disturbare, molestare anche un cittadino che sta camminando da solo in un bosco. Ecco, mi pare che questo sia abbastanza chiaro. Faccio fatica a immaginare qualcuno che non sia d'accordo. Qualche ultimo plagiato che ritiene che l'ordine del governo sia comunque sensato è evidentemente un folle che pensa che l'aria è inquinata e che si prende il coronavirus soltanto respirando. No, l'aria aperta, in qualunque situazione e per qualunque organizzazione sanitaria, per qualunque medico, a partire da Garattini, antico medico, è più salutare e meno pericolosa per la salute che stare chiusi in casa. Non c'è dubbio. Quindi non ammetto, se qualcuno non fosse d'accordo, evidentemente è perché è fuori di testa, è perché si è fatto convincere che camminare in un bosco o su una spiaggia costituisce pericolo. No, no, no! Onore e ammirazione per i magistrati della Valle d'Aosta che hanno avuto la forza di porre finalmente il caso che potrà andare anche alla Corte Costituzionale. Sono incostituzionali questi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri perché indicano situazioni irreali e responsabilità insensate che non ci sono. È chiaro?